Siamo qui con Costanzo Preve, uno dei maggiori filosofi italiani, nonché studioso del marxismo di fama internazionale, e vorremmo iniziare la nostra discussione chiedendoti di parlarci della tua concezione della filosofia che definisci come una pratica veritativa e dialogica. Beh, io come filosofo mi ritengo un filosofo classico, mi ritengo un filosofo che soprattutto ha come punto di riferimento principale il grande pensiero greco classico, naturalmente i grandi Platone, Aristotele e anche i presocratici, e anche Socrate, che io definisco l'ultimo dei presocratici. E poi il secondo, diciamo così, grande punto di riferimento a cui io mi riferisco è il grande idealismo classico tedesco, in particolare Fichte Hegel, in cui però interpreto anche Marx al suo interno. Ora, questi grandi pensatori, sia i greci antichi, sia i grandi pensatori tedeschi a cavallo fra 700 e 800 post-kantiani, ritenevano che la filosofia avesse come oggetto la verità. Ovviamente una verità filosofica, una verità dialogica, una verità in cui si arriva naturalmente con una ragione, secondo me con una ragione dialettica. La dialettica certamente è presente in Fichte, in Hegel, in Marx, ma per esempio anche in Platone, no? In questo senso qua la mia definizione di filosofia, più che definizione, la mia pratica, filosofia veritativa, ma nello stesso tempo la verità filosofica si contraddistingue per essere una verità dialogica che si mette in discussione e che non può essere imposta con metodi amministrativi, autoritari, militari o polizieschi, perché per sua stessa natura si tratta di una verità che deve essere condivisa e se non è condivisa si ha diritto a non condividerla, cioè se uno è kantiano ha diritto di pensare che la filosofia si occupa soltanto di fenomeni, non di noumeni, oppure di concetti limite, senza che questo debba implicare persecuzioni poliziesco-militari. Per cui la mia concezione, diciamo così, veritativa della filosofia, in quanto tale, non ha alcuna originalità, ma si ricollega al pensiero greco e al pensiero dell'idealismo classico tedesco, di cui secondo me anche Marx fa parte, sebbene con contraddizioni. Ecco, semmai va controcorrente alle principali correnti che sono oggi presenti nella filosofia universitaria, l'interpretazione scettica dell'ermeneutica, ancorché secondo me l'ermeneutica sia veritativa anch'essa, pensiamo a Gadamer e così via, no? Oppure il postmoderno, oppure quello che viene chiamato New Realism, eccetera. Io sono effettivamente eccentrico rispetto a queste correnti, ma secondo me non sono affatto eccentrico rispetto alla grande tradizione della filosofia perennis europea. Nella sua terminologia filosofica, Adorno mette bene in luce come la filosofia, pur portando con sé un'istanza universalistica, è costretta a dotarsi di un linguaggio specialistico che, in quanto tale, non può essere compreso da chiunque. Qual è la tua posizione rispetto a questa contraddizione? Ma questa contraddizione è dovuta al fatto che, da un lato, a mio parere, ogni sorgente, di conoscenza e di azione nasce dal pensiero quotidiano. Da questo punto di vista io sono d'accordo con Lukács quando lui parla nella sua ontologia dell'essere sociale del rispecchiamento quotidiano come fondamento del rispecchiamento artistico e di quello scientifico. No? Per cui naturalmente la filosofia nasce sempre in quanto tale da problemi quotidiani, sia quotidiani della comunità sociale all'interno di cui il filosofo agisce, sia all'interno di problemi eterni della dimensione umana nella sua vita delle tre età fondamentali dell'uomo: la giovinezza, la mezz'età e la vecchiaia. Per cui la filosofia in quanto tale sgorga dalla quotidianità. La filosofia, nello stesso momento in cui, diciamo così, coerentizza, sistematizza e rende dialogico il pensiero quotidiano, è costretta a dotarsi di un lessico particolare. Ma noi sappiamo che anche l'astronomia, la fisica, la chimica, la biologia, la geologia nasce dal pensiero quotidiano, dalle riflessioni quotidiane, e poi devono naturalmente dotarsi di un lessico particolare. La differenza con la filosofia è che mentre le scienze naturali, astronomia, fisica, chimica, biologia, geologia, genetica, si dotano di un linguaggio univoco, di un linguaggio scientifico univoco, per cui il concetto fisico di lavoro è forza per spostamento, non è un'opinione sul lavoro. Invece il concetto filosofico di lavoro non permette una definizione, come nel caso della fisica, ma presuppone degli approcci diversi
per poter essere definito. Pensiamo al concetto di lavoro in Hegel, per esempio, no? Ora, questo fa parte della filosofia stessa. Diciamo che la contraddizione della filosofia, che Adorno in questo libro effettivamente riesce in modo intelligente a individuare, è una delle tante contraddizioni che la filosofia ha. Da un lato nasce da una pratica quotidiana, di rischiaramento quotidiano dell'individuo in società e dell'individuo in rapporto con gli altri e con se stesso. E dall'altro la filosofia è costretta in un certo senso a dotarsi di un lessico particolare per poter sistematizzare le sue concezioni del mondo e per poter evitare ogni equivoco. Diciamo che è una contraddizione immanente della filosofia che non può essere risolta. La filosofia, secondo me, nonostante il grande sforzo di Spinoza nell'etica, non può essere tradotta integralmente in un linguaggio geometrico-scientifico, perché il grande Spinoza ha cercato di farlo, però bisogna accettare la sua equazione fondamentale Dio uguale natura. Già se uno non l'accetta, pensa che Dio abbia creato la natura, oppure che Dio non esista, che perciò bisogna toglierne l'idea, già questa equazione non si può accettare, no? Per cui diciamo che la filosofia, la sua bellezza, la sua difficoltà e anche la sua problematicità nasce proprio da questo, dal fatto che è impossibile ridurla a un linguaggio tecnicamente univoco. Tu parli della filosofia come di un terzo assente che, a differenza di altre grandi forme di sapere come la religione e la scienza, ha subito storicamente un forte processo di ostracizzazione. Quali sono dunque, secondo te, le ragioni storiche di questa esclusione? Ragioni sono molte. Da un lato la filosofia ha subito a metà 800 un processo di accademizzazione, di inserimento all'interno degli apparati universitari. Questo è avvenuto fra il 1850-60 e fine 800, per opera sia del positivismo che del neocantismo. Il positivismo naturalmente ha fatto un'affermazione di primato delle scienze. Questo primato era già implicito nel pensiero illuministico del Settecento, solo che nel pensiero illuministico la scienza era sempre accompagnata da un impulso filosofico di rischiaramento, no? E poi l'avvento del neocantismo, dopo la metà dell'Ottocento, ha portato al fatto che la filosofia sempre di più diventava gnoseologia, teoria della conoscenza e poi epistemologia. Cioè è stata espropriata dal suo diritto dovere di interrogare la totalità espressiva della vita umana e della società. Totalità espressiva che invece era ancora legittima per i greci antichi e per Hegel, no? Per cui da un lato c'è stata un'accademizzazione. L'accademizzazione ha portato con sé quello che io chiamo la citatologia, cioè il fatto che per accedere agli apparati universitari si era cooptati all'interno di questi apparati non tanto con dei lavori originali, ma con delle serie di citazioni. Più o meno come capitava per i mandarini dell'impero cinese, no? Che era il modo ipocrita per cui si fingeva un'impossibile oggettività. In realtà, negli apparati universitari si è cooptati per ragioni di affinità ideologica. I kantiani cooptano i kantiani, gli hegeliani gli hegeliani, i positivisti i positivisti, solo che questo, siccome non può essere ammesso apertamente, c'è uno schermo citatologico, per cui si finge che la cooptazione avvenga mediante una citatologia. Però ci sono la decadenza della filosofia, secondo me la filosofia non è in decadenza, c'è un ruolo sociale della filosofia in decadenza, che secondo me è dovuto non tanto alla sinergia fra scienza e religione, quanto dovuto piuttosto al fatto che la società oggi si riproduce non più con legittimazione filosofica o religiosa, ma con legittimazione puramente tecnico-economica. Per cui è chiaro che se la legittimazione sociale è l'economia, la giunta militare del governo Monti, che naturalmente non è una giunta militare di colonnelli, ma una giunta militare di economisti, no? Ecco, no? Impone la sua legislazione sulla base di vincoli economici che vengono visti come insuperabili, cioè al di là di sinistra, centro e destra, credenti o non credenti e così via, no? Ora, nella misura in cui, e questo fa parte della mia teoria del capitalismo, in questa fase attuale il capitalismo è senza limiti e senza presupposti culturali, religiosi e filosofici, è chiaro che la filosofia diventa o una specie di psicologia e di psicoterapia dell'anima, ecco cos'è oggi la consulenza filosofica, è molto di moda, il filosofo è semplicemente uno psicologo sofisticato, no?
coso, una specie di Prozac, che passa attraverso delle finzioni culturali, non so a che punto neanche funzionano, su questo punto non ho idea, no? Ecco. Oppure rimane una specie di pratica culturale, oppure si riproducono scuole accademiche ad obsolescenza media di 10, 15, 20 anni. No, a sostituzione, diciamo così, come gli yogurt, no? Che hanno sempre date di scadenza, no? Le date di scadenza delle scuole filosofiche oggi vanno dai 10 ai 15, 20 anni, no? Attualmente sta per scadere il postmoderno, bisogna trovarne un'altra e così via, ma così, no? Ecco. Questo però riguarda le mode. Io sono convinto che la filosofia, essendo un'esigenza umana, è assolutamente, diciamo così, un'esigenza che non è cancellabile, no? Ecco, in quanto tale possa subire, e spesso nella storia ha subito, delle eclissi, ma non può essere uccisa in ogni caso, nonostante i tentativi che vengono fatti per ucciderla oppure per ridurla a una specie di gioco, psicologico per signore colte. Tu hai sempre analizzato il concetto di ideologia in chiave fortemente critica, sulla base di quanto aveva asserito Marx, anche per te essa è una forma di falsa coscienza. Eppure, non vorrei sbagliare, mi pare che in diversi passi dei tuoi scritti si parli della possibilità che le ideologie possano produrre un'eccedenza veritativa. Molto corretto, mi dà anche l'occasione di sviluppare questa apparente contraddizione. È un'apparente contraddizione perché io sono convinto che l'ideologia è, prima di tutto, falsa coscienza necessaria, ma non soltanto, perché gli esseri umani in società prendono coscienza dei loro interessi collettivi attraverso l'ideologia. Non possono farlo direttamente attraverso la religione o attraverso la filosofia. Diciamo così, la ricaduta della religione e della filosofia è sempre una ricaduta, un fallout ideologico. Per cui, secondo me, pensare di poter fare a meno delle ideologie è del tutto assurdo, come pensare di camminare al sole senza l'ombra. Dunque, dobbiamo assumere che noi, oltre a essere animali politici e sociali, siamo anche animali ideologici. Certo, non soltanto animali ideologici, ma anche animali ideologici. Dunque, all'interno dell'immagine ideologica del mondo, a cui nessuno può sfuggire, neanche l'intellettuale più sofisticato, che è sempre figlio del proprio tempo, evidentemente, bisogna o fare una contrapposizione netta fra ideologia e filosofia, ideologia e scienza. A questo punto si arriva alla concezione cartesiana del fatto che un conto è dare cose e un conto è dare extensa, che però non si incontrano mai. Per cui a questo punto, come è noto, nel 600 ci furono gli occasionalisti che dovettero farli incontrare, perché se io divido seccamente la res cogitans da res extensa, bisogna chiedersi poi dov'è che essi si uniscano, no? Per cui io penso che persino le ideologie più intrise di falsa coscienza portano dentro di sé dialetticamente dei momenti di possibile superamento che sono poi i momenti di accettazione ironica, in linguaggio socratico, dell'elemento dialogico. Ecco perché sono contrario a sparare troppo contro l'ideologia. Generalmente sentiamo dire basta con l'ideologia, dopodiché chi lo dice segue le ideologie più grottesche di tutte, no? Ecco. Allora, siccome è una cosa grottesca sentire dire io non sono ideologico, Casini dice non sono ideologico. Casini è una persona ideologica del mondo, naturalmente, ha assunto completamente, ha introiettato le esigenze di riproduzione del capitalismo finanziario, della NATO, eccetera. Però non è ideologico. No? Ora, siccome questo è chiaramente grottesco, no? A questo punto è molto meglio accettare il fatto che noi siamo animali ideologici e cercare però di dialettizzare questo attraverso momenti dialogici di uscita da esso. Si potrebbe dire allora che il grande errore di Marx è stato quello di aver ridotto tutta la filosofia a ideologia. Marx ha commesso molti errori e però ha fatto anche grandi scoperte gigantesche. Gli errori e le scoperte sono connessi insieme. Se vogliamo, sono il prezzo da pagare per le grandi scoperte. Cioè, non esistono grandi scoperte che non portino con sé delle limitazioni. Quando Galilei scopre il metodo matematico moderno, che è una scoperta gigantesca, effettivamente fa anche le precondizioni della riduzione economicistica della scienza a scienza quantitativa, no? Da un lato, no? Come dice poi Husserl e gli altri, no? Però evidentemente era un prezzo da pagare. Ora, a Marx, quando Marx ce l'ha con l'ideologia, evidentemente pensa di contrapporre all'ideologia
la vera conoscenza del mondo, no? Però la vera conoscenza del mondo alla fine in Marx diventa, senza volere, una forma di positivismo, cioè la scienza, anche perché lui, essendo uomo del suo tempo, non poteva che essere influenzato dall'immagine del mondo positivista. Lui si dichiarava antipositivista, si dichiarava hegeliano alla fine della sua vita, no? Però chiaramente il suo concetto di scienza, in Engels ancora più chiaramente, era di tipo positivistico, no? Una scienza, una previsione del futuro libera da qualunque presupposto religioso e ideologico, no? Ecco. Poi, naturalmente, la generazione dopo, particolarmente Lenin, trasformò l'ideologia in identità ideologica del proletariato con un rovesciamento di 180 gradi, no? E questo fatto, però, lungi dallo scandalizzarmi, rivela l'ambiguità della parola stessa. Perché l'ideologia porta con sé una componente di falsa coscienza e una componente di costruzione identitaria di una visione del mondo.